Buongiorno belli, buongiorno e benvenuti sul canale YouTube Trippando. Qui si parla di libri, di viaggi. Io sono Silvia e faccio la blogger da ormai quasi 10 anni. Quest'anno ho deciso di lanciarmi nella sfida di leggere tutta la dozzina dello Strega, quindi eccomi qua a dirvi ce la sto facendo e a raccontarvi il libro delle case di Andrea Baiani, edito da Feltrinelli Collana Narratori. Allora, intanto vi dico che leggere questi libri dello Strega è impegnativo. Quindi penso che questa sfida quest'anno me la porto avanti, ma non la ripeterò per diversi anni perché è veramente pesante. Il libro delle case è un libro piuttosto intrigante, devo dire. Si legge facilmente, quindi si scorre da una pagina all'altra in maniera piuttosto facile e questo per me è un punto a suo favore. La scrittura di Baiani è abbastanza impegnativa, un po' impegnata, ma questo devo ahimè dire che è una tra virgolette colpa. Io la reputo, cioè per me non è una cosa positiva, è una colpa di Feltrinelli, nel senso che Feltrinelli, se non c'è di mezzo la politica, non pubblica nulla quasi. E quindi no, lo trovo la parte politica di questo libro una cosa in più. Devo dire qua, per quanto mi riguarda, fuori luogo, ecco, proprio per essere estremamente sinceri, poteva essere un libro parimenti interessante relativamente alla sua storia. Diciamo che il contesto con le storie aggiuntive politicizzate non mi è piaciuto. Ma vabbè, questi possono essere punti di vista. La storia il libro delle case sono in realtà vari racconti che Baiani fa di alcune case nelle quali vive un protagonista chiamato Io e tutto il romanzo è in terza persona. Quindi la storia di Io e della sua famiglia, che inizialmente vive a Roma, poi si sposta nei pressi di Torino, poi cambia nuovamente casa con moglie e con figlia e con bambina, scusate, bambina, perché bambina è la figlia di moglie. La situazione è piuttosto complessa, devo dire. Allora, mi è garbato, sì, l'ho trovato interessante e intrigante. Alla fine si è come chiuso un cerchio in cui è un esperimento narrativo, a mio parere. Quindi un dire, vediamo di raccontare la storia di una persona, però pensando solamente alla sua vita in alcune case. Per cui se si fosse limitato alla storia di Io, secondo me sarebbe andato bene, sarebbe riuscito. Questa parte aggiuntiva di questi due personaggi, che in realtà sono Aldo Moro e Pierpaolo Pasolini, secondo me è proprio, diciamo, io ve la dico come parlo sempre in maniera molto agreste, ci sta un po' come il cavolo a merenda, devo dire. No, non mi sembra proprio per nulla azzeccata, ecco, è un volercela mettere che non ci sta a far nulla, ovviamente a mio modestissimo parere, ma io sono una donnetta di campagna. Niente. Approvato il libro delle case? Sì, approvato. Non so se rientrerà nella mia cinquina ideale, ma comunque ho letto di ben peggio. Per cui è scorrevole, è brillante, è calzante, ripeto, invoglia ad andare avanti, al di là che poi sì, quando si arriva alla fine c'è una chiusuretta. Che ci sta, devo dire, però si arriva fino alle ultimissime pagine e io dicevo, ma non so, non mi esprimo, non so dove andrà a parare. Sì, va a parare in una chiusura, secondo me, non male, discreta. C'è questo. Io avrei tagliato un po' di roba, ecco, però vabbè, non sono un editor, tantomeno sono l'editor di Feltrinelli che decide queste cose, quindi, boh.
dalla vostra signora Trippando. È tutto. Vi do appuntamento ad un altro libro, ad un altro viaggio e continuerà questa sfida di leggere La dozzina strega 2021. La vedo un'impresa piuttosto ardua, ma dai, ormai mi sono buttata in questa baraonda e la tiro avanti. È pesante, è veramente, veramente pesante. Ciao belli, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento, dai, forza, animiamoci. Un abbraccio, ciao ciao ciao.